Allora, arriviamo subito al dunque, no? E io vorrei iniziare con una domanda, ma la domanda sono io a rivolgerla a voi. Perché solitamente le domande le fanno a me e mi dicono: Ernè, che ne pensi, come sta andando? In questo caso voglio essere io a farla a voi la domanda. Perché la risposta, secondo me, voi già la conoscete. Secondo voi, negli ultimi 5 anni, la situazione in Abruzzo è migliorata o è peggiorata? E datevi una risposta. Io posso dare la mia. E la mia è quella che viene fuori dai numeri. I numeri sono molto eloquenti, al di là delle sensazioni personali, familiari, delle difficoltà che quotidianamente si incontrano o peggiorano. Vi posso dire che i numeri fotografano una realtà che in questi ultimi 5 anni pongono l'Abruzzo ad un livello molto più basso rispetto a quello conosciuto 5 anni prima. E questo sotto tutti i punti di vista macroeconomici. Il prodotto interno lordo è cresciuto meno e ci pone al penultimo posto tra le regioni italiane rispetto al livello nazionale. La disoccupazione ci pone all'ultimo posto. La sanità, il sistema sanitario abruzzese negli ultimi 5 anni è peggiorato enormemente, ma non perché lo dico io, dicevo, perché lo dicono i numeri. Perché la situazione è questa, che o gli abruzzesi hanno smesso di ammalarsi, cosa che appare improbabile, oppure hanno rinunciato a curarsi. Oppure chi se lo può permettere, quei pochi che hanno potuto permetterselo, sono andati a pagamento a curarsi. Basti pensare che il numero di prestazioni in questi ultimi anni sono diminuiti di 25.000 unità, 25.000 prestazioni sanitarie in meno. Sono aumentate enormemente le liste d'attesa, enormemente. La richiesta di una visita specialistica è diventata un percorso a ostacoli. Alcune visite specialistiche addirittura non vengono nemmeno date, ma neanche tra 6 mesi e tra un anno. Vengono invitate le persone a richiamare tra 6 mesi. Questa è la situazione del sistema sanitario abruzzese. Però in compenso è aumentato enormemente l'indebitamento del sistema sanitario regionale, è più che triplicato. Quando sento, mi è capitato di sentire, in questi giorni se ne sentono di ogni, che ovviamente la destra rappresenta una situazione, dico, da libro dei sogni, perché sembra quasi che in questi 5 anni non abbiano governato. Sembra quasi che stiano rappresentando il programma per chi governa, che si appresta, per chi si appresta a governare per la prima volta. Faremo, diremo, costruiremo un sistema sanitario modernissimo, come se questi 5 anni non ci fossero mai stati. In realtà, oggi dobbiamo fare i conti con quello che è stato fatto. Noi dobbiamo fare il bilancio di quello che questa amministrazione regionale uscente ha fatto o non ha fatto come avrebbe dovuto. E questi sono i numeri. E i numeri, dicevo, rappresentano, oltre al sistema sanitario, al sistema economico, c'è un'emergenza sociale in Abruzzo gravissima. Noi abbiamo perso negli ultimi anni, in questi 5 anni della cura Marsilio, 30.000 persone in meno all'Abruzzo. Ogni giorno, da questa mattina, l'Abruzzo ha perso 22 persone. 22. Ogni giorno 22 abruzzesi in meno. Questa è la verità. Solo l'anno scorso, il 6% della piccola distribuzione ha chiuso i battenti. Il 9% degli ambulanti hanno riconsegnato la licenza. Non lavorano più.
le imprese artigiane. Non lo dico questo, il CNA che traccia questo bilancio. L'Abruzzo ha perso 2.700 imprese artigiane. Imprese artigiane che davano lavoro a 7.000 persone. Questi sono i numeri. Questa è la triste realtà della nostra regione. Questo è. Altro che, sembra quasi una minaccia, dobbiamo portare avanti il lavoro che abbiamo iniziato, che leggo questi slogan, li leggo in giro, dobbiamo portare avanti il lavoro. No, fermati così, non fare altri danni, non lo portate avanti il lavoro. Ma c'è anche un altro triste primato di questa regione. Questa regione negli ultimi anni ha visto 20.000 giovani abbandonare questo territorio. 20.000 giovani nati in questa regione, ma che poi per motivi di lavoro, per motivi scolastici o per motivi sanitari sono stati costretti a lasciare questa regione, ponendo la regione Abruzzo tra le regioni italiane all'ultimo posto come percentuale di giovani sotto i 35 anni, il 17% dei giovani è presente in Italia. Noi siamo all'ultimo posto. Quindi vedete che c'è una vera e propria emergenza. Però qualche primato ce l'abbiamo, ce lo spiegherà il segretario generale della CGIL Franco Spina. Perché un triste primato noi ce l'abbiamo e siamo la regione in rapporto alla popolazione con il maggior numero di infortuni e di morti sul lavoro. Questo è il triste primato della regione Abruzzo, questo sì è un primato, al contrario, ma è un primato. Quindi vedete, c'è una situazione grave, 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 che non è stata minimamente contrastata. Perché si era detto di tassare le banche, alla fine si è finiti per tassare i pannolini, le pappette per bambini e per dare un'ulteriore mazzata alle famiglie che già soffrono le famiglie. Si era deciso, no? Lo slogan Dio, patria e famiglia. La famiglia, bel concetto la famiglia, ma come intende aiutarla la famiglia? Se non hai fatto nulla per contrastare l'inflazione che morde e ammorso pesantemente i redditi delle famiglie, non hai fatto nulla per fare in modo che le famiglie avessero l'opportunità di mandare i propri figli in un nido. Ci siamo giocati, credo, in Abruzzo oltre 2 miliardi di euro. Oltre 2 miliardi di euro, credo su 14 miliardi di euro a livello nazionale. L'Abruzzo, questa è la quota di fondi del PNRR che ci siamo giocati. Di fatto noi ci siamo giocati 152 asili nido che non verranno realizzati, che erano previsti ma che non verranno realizzati perché questi fondi ce li siamo se li sono giocati. Questa è la situazione. Quindi le famiglie non sono state per niente aiutate. Non è stato fatto nulla per fare in modo che il salario fosse dignitoso, non fosse un salario povero, perché io sento spesso la segretaria del mio partito che dice, che condivido al 100%, quando dice che lavoro e povertà sono due concetti che non possono andare insieme, non possono andare insieme, cioè che la battaglia per il salario minimo è una battaglia di civiltà. Un salario non può essere inferiore ai 9 euro l'ora, quando noi assistiamo invece a salari di 5 euro lordi l'ora. Quello è sfruttamento, non è salario. E a pagare il prezzo più alto sono i giovani che poi abbandonano giustamente la nostra regione, non trovando altre prospettive in questa. Questa è la fotografia della nostra regione. È di qualche tempo fa, la Via Verde, no? Hanno fatto partire il Giro d'Italia dalla Via Verde, bellissima la Via Verde, dimenticando che in realtà gli autori, chi volle questa Via Verde, è stato il centrosinistra, ed è un'opera figlia del centrosinistra.
ma che però dovevano essere realizzati due tratti, uno sul nostro territorio, al Lago Dragoni di Torino di Sangro, per cercare di colmare quel tratto eroso dalle mareggiate. Doveva essere costruito un ponte ed erano stati stanziati 4 milioni e 100 mila euro, che sono stati revocati. Non ci sono più questi 4 milioni e 100 mila euro. Il rischio concreto che oggi appare certezza è che quest'opera bellissima resterà una opera bella ma incompiuta. Questo è il punto. Quando poteva essere, ed in parte lo è diventato, ma non come avremmo voluto, poteva essere un'occasione di ulteriore sviluppo per questo territorio. Perché pensate, per ogni chilometro di pista ciclabile si è calcolato che vengono generati 4 posti di lavoro per ogni chilometro di pista ciclabile realizzata. Perché oggi questa è la tendenza, tant'è che il turismo abruzzese, nonostante queste spese ingentissime che sono state affrontate per far partire il Giro d'Italia dalla pista ciclabile o per sponsorizzare il Napoli Calcio che è andato in ritiro a Castel di Sangro, ha speso credo oltre 18 milioni di euro, ma che non hanno determinato un ritorno in termini turistici, tant'è che al di là della costa dei Trabocchi e delle zone montane, il cosiddetto turismo esperienziale, l'Abruzzo ha perso anche turisti in questi ultimi 5 anni. Il quadro che viene fuori da questa breve esposizione che io vi sto facendo è che la regione Abruzzo, che tanto faticosamente era riuscita ad affrancarsi da una posizione di arretratezza economica e sociale, ponendoci tra le regioni più avanzate del sud, invece in questi 5 anni questo governo ci ha ricacciato nel basso, nel profondo sud. Questa è la situazione e i segnali non sono di un miglioramento, ma sono di una tendenza che andrà avanti se non c'è un'inversione netta di tendenza. Vabbè, la Val di Sangro. La Val di Sangro, noi, il tema di questa sera è quello che riguarda Stellantis. Qual è il futuro di Stellantis a partire dalla maggior azienda della Val di Sangro, l'ex Sevel, dove andammo insieme, ti ricordi, un paio d'anni fa, credo. Sono cambiate un sacco di cose rispetto a un paio d'anni fa quando andammo. Perché quando accompagnai il senatore Misiani all'interno della Sevel, era ancora la fabbrica che dava lavoro a oltre 6.000 persone. In questi ultimi 2 anni l'azienda ha perso oltre 1.000 dipendenti, adesso ne ha poco più di 5.000, 5.100 credo, all'incirca. E quando Tavares, che pure è stato qui pochi giorni fa, dice che intende puntare su questa azienda, ma non dice con quali modalità, quali investimenti concreti intende fare su questa azienda per rilanciarne la produzione e magari anche l'occupazione, non lo dice. Non dice quanto intenda investire per rinnovare le linee, perché le linee, chi lavora all'interno della serie lo sa, e qui ce ne vedo tanti di amici che lavorano all'interno di questa fabbrica, sanno che quelle linee sono vecchie di oltre 20 anni, sono logore, soggetti a fermi tecnici che inducono l'azienda ad aumentare la velocità, ad aumentare i turni per spremere questa azienda come un limone. Questo è quello che si sta facendo. E chi lavora all'interno di questa azienda sa che molti di loro hanno ricevuto lettere per invitarli al prepensionamento. Ma queste sono tutte circostanze che sono l'esatto contrario del proposito di puntare su un'azienda. Perché chi intende puntare sul futuro di un'azienda magari decide di rinnovare le linee,
di prevedere un numero maggiore di assunti, se tu riduci il complesso aziendale a partire da quello costituito da chi presta attività lavorativa e non mi dici quanto intendi investire, quale modello intendi realizzare, perché il modello, sapete meglio di me, che viene prodotto all'interno di questa azienda, non so da quanti anni, ma credo da una quindicina d'anni, lo stesso modello soggetto a qualche piccolo maquillage, ma il pianale, che costituisce la parte più rilevante di questo automezzo e di tutte le autovetture, è sempre lo stesso. Quindi non è prevista la realizzazione, si parla dell'elettrificazione. Qui viene realizzato lo stesso furgone elettrificato. In Polonia è già in produzione nell'analoga fabbrica che sta in Polonia, perché voi sapete meglio di me, perché la preoccupazione diffusa tra chi lavora in questa azienda è la presenza di un'altra fabbrica. Non è identica, è identico il mezzo che viene prodotto lì, si chiama sempre Ducato ed è lo stesso, ma è un'azienda modernissima quella, è un'azienda dove è presente il reparto di verniciatura più moderno d'Europa. Questi sono i fatti. Dove lì intendono aumentare la produzione per portarla a 100.000, si parla anche di 150.000, ma se la produzione annuale di questa azienda è di 300.000 unità e tu intendi trasferire 100-150.000 unità in Polonia, proporzionalmente vanno a ridursi i mezzi prodotti in Val di Sangro. E se il personale che oggi è stato impiegato per produrre oltre 1.000 furgoni al giorno, 1.002, si era arrivati anche a 1.003, era di 6.004 e tu intendi ridurlo di oltre un terzo, proporzionalmente anche i dipendenti verranno ridotti di un terzo. E a cascata nell'azienda dell'indotto ci sarà lo stesso taglio occupazionale. Queste sono le questioni che preoccupano questo territorio. Quindi io non voglio dilungarmi molto, vi ho già detto per sommi capi tutto quello che penso. Volevo dire solo questo, che c'è una circostanza molto rilevante. Prima questa era area ZES, zona economica speciale. La Val di Sangro, in Val di Sangro era presente un'area che costituiva la ZES più grande d'Abruzzo, delle 8 presenti, 200 ettari. E certo, voi mi direte, ma non si applica alle aziende con oltre 1.000 dipendenti. Sì, ma l'azienda dell'indotto in realtà si applica. E se alle aziende dell'indotto riescono ad essere più concorrenziali, fornendo lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore, sono tutte circostanze utili a trattenere la casa madre qui. Ma adesso è un discorso pur parlé questo, perché questo governo, anziché cercare di migliorare la ZES della Val di Sangro, come è previsto dalla legge, come la stessa Regione Abruzzo nel 2020, nel documento di programmazione economica che io ho qui, scrisse mettendo nero su bianco, dicendo le ZES, noi le abbiamo concepite, la legge nazionale l'ha concepita in modo che possano diventare più concorrenziali rispetto ad altre ZES, aumentandone i vantaggi e facendo l'elencazione dei vantaggi che la regione competente ad aumentare questi vantaggi. Non hanno fatto nulla, non hanno introdotto alcun vantaggio, ma hanno trasformato la ZES della Val di Sangro e tutte le ZES presenti in Abruzzo in un'unica ZES del centro-sud Italia, in un calderone unico in cui si confondono le specificità di un territorio. Ecco perché le ZES, andavano regolate in base alle specificità produttive di ciascun territorio. Invece adesso c'è un pappone unico in cui le responsabilità ovviamente sfumano, è difficile attribuire responsabilità migliorative, però c'è una circostanza importante a cui spesso non si fa riferimento, che quest'area rientra tra quelle per cui a livello comunitario è prevista una regola agli aiuti di Stato. La famosa, l'articolo 107.3c,
che pone una deroga al divieto degli aiuti di Stato ad aziende private, qui è possibile, perché si è a suo tempo voluto far coincidere la ZES con la zona 107-3C, e questo per aumentarne i vantaggi per gli imprenditori di questa zona. Adesso però è rimasta la zona 107-3C, che è comunque qualcosa di importante, che consentirebbe a questo governo nazionale, ma anche regionale, di stabilire magari delle regole finanziarie di favore per trattenere questa azienda qui. Io concludo, prima di passare la parola al segretario generale della CGIL, con una frase che sono solito ripetere. Voi conoscete il fatto del 15 gennaio, quando ho avuto la visita del presidente Marsilio e del assessore Campitelli in comune, che io molto gentilmente ho invitato a lasciare il palazzo comunale, perché quella visita non era affatto una visita istituzionale, ma era evidentemente, di tutta evidenza, una visita esclusivamente elettorale. Io quindi, nel mio piccolo, sono riuscito a cacciare dal mio comune Marsilio e l'assessore Campitelli, ma voi con il vostro voto siete in grado di rispedirlo a Roma, facendo in modo che lasci il nostro territorio. Grazie. Do la parola al segretario generale della CGIL, Franco Spina. Sì, grazie a tutti voi, grazie ovviamente a Ernesto, saluto il senatore Misiani. Mi sono preso un po' di appunti, perché sembra interessante, ovviamente quando parla Ernesto è una miniera di spunti di riflessione, e partiamo ovviamente dal tema principale, che è quello del lavoro. Lui ha citato la questione legata alla Val di Sangro, ha citato la questione legata a Stellantis e a tutto quello che è l'automotive. L'automotive, perché? Perché voi sapete che questa realtà e questa provincia, in particolar modo quella di Chieti, oggettivamente ha il polo industriale dell'automotive più grande del centro-sud. Cioè qui in questa realtà ruotano 20.000 lavoratori solo nella provincia di Chieti, sui 25.000 abruzzesi che lavorano sull'automotive. Quindi di fatti, se parliamo di polo dell'automotive, non si può che parlare di Val di Sangro. Ora, questo è il punto di partenza quando si dice perché è importante che la politica, non tanto e solo nazionale ma anche quella regionale, abbia a cuore il tema di come e in che modo affrontiamo una questione che non è secondaria. Da un lato la transizione ecologica, di tutti parlano, dobbiamo passare all'elettrico, c'è bisogno del 2035, eccetera, eccetera. Dall'altro il fatto che se non cominciamo a fare delle scelte oggi, noi arriveremo finiti, perché nel mentre noi continuiamo a dibattere se aumentare l'estrazione di petrolio del gas rispetto a quella crisi che c'è stata, altri hanno puntato già, non solo in Europa, perché sapete che gli equilibri mondiali sono in discussione in questo momento, hanno puntato in tutt'altra direzione. Quindi noi rischiamo, pur avendo oggi una situazione che paradossalmente non è catastrofica, di ritrovarci però da qui a 15 anni, 10 anni, completamente fuori mercato. Perché è evidente che quello che sta avvenendo in Cina, in India e negli altri paesi, dove ormai si è puntato e punto sulla questione elettrica, o comunque l'idrogeno, o comunque fonti alternative, comunque sarà per noi non una cosa da non considerare, o comunque senza ripercussioni. In più, nel mentre noi continuiamo ad accapigliarci sulla questione con John Elkann e dintorni, se fare o non fare la produzione, quando, come e dove, gli altri paesi europei, per rimanere in casa nostra, stanno continuando a camminare. È vero che c'è un problema oggi in Germania, dove la crisi dell'automotive sta cominciando a dare qualche segnale, ma lo scarto, considerate che in Italia sono 160.000 lavoratori, in Germania sono quasi 500.000 lavoratori,
Quindi c'è uno scarto non proprio di qualche decina di migliaia, quindi lì la crisi, diciamo, sì, si sente, ma noi abbiamo un problema che si chiama, tra l'altro sono gli amici di questo governo, si chiama Ungheria, si chiama Romania, si chiamano praticamente quei paesi che sono entrati, diciamo la Polonia, che sono entrati nell'euro, che dove non solo grazie alla ZES, lo stabilimento di cui parlava prima Graziani è sostanzialmente quello di Gliwice in Polonia, che produce esattamente, anche se in forme diverse, quello che oggi si fa qui, ma con una tecnologia completamente diversa. Non solo quindi hanno gli sgravi perché sono i paesi che da ultimi sono entrati, più ci sono tutti i vantaggi delle ZES, più stanno camminando velocemente e il rischio nostro è di rimanere al palo. E come sapete Stellantis non ha più la testa in Italia, la testa ormai non è più qui, ma in Francia, negli Stati Uniti, altre parti. E sapete pure che ad esempio la Francia ha il capitale, nel capitale sociale di Stellantis c'è lo Stato francese. Quando in questi giorni si è provato a dire ma noi che facciamo, guardiamo il sole? Si è detto no, ma noi non possiamo entrare perché noi non possiamo incidere su quelle che ne sono le libere scelte, cioè scelte folli. Quindi quando tu approcci con questo metodo, è vero che noi oggi potremmo dire vabbè, ma tutto sommato sì, c'è stata una carenza, i semiconduttori, si è dato la colpa che non arrivavano le materie prime, in parte era vero, quando c'è stata la crisi del reperimento delle materie prime, insomma la componentistica, tanto per capirci, è vero, ma quello era un pezzo del ragionamento. Il pezzo vero, oggi il nostro paese e di conseguenza la regione Abruzzo decidono ancora di scommettere sull'automotive o no? Perché se pensiamo a Melfi, dove praticamente stanno distruggendo quell'azienda, se pensiamo a Cassino, se pensiamo a Pomigliano d'Arco e pensiamo a Termoli che è a due passi, dove si dice che bisogna fare la famosa Gigafactory, ma di fatto fino a oggi, al di là delle buone intenzioni, ancora non siamo in una fase avanzata, siamo in un ragionamento molto preoccupante. Poi è chiaro che io uso sempre dire prevenire è sempre meglio che curare, questo dovrebbe essere il motto, quindi preoccuparsi per tempo di come noi riteniamo, al di là di quello che dice Elkan, tanto per capirci, come questo paese intende comportarsi sul fronte dello sviluppo industriale nel suo complesso, perché oltre all'automotive sapete l'acciaieria, sapete tutto il resto che c'è in discussione, ma in particolar modo almeno su quello dove noi avevamo il famoso know-how più alto, possiamo capire che vogliamo fare, qual è la nostra linea di conduzione rispetto al futuro? O aspettiamo che vengano gli altri, ci vengono, diciamo, sostanzialmente a prendere quel poco che è rimasto e dopodiché ormai la produzione si fa anche altrove, oltre che alla tecnologia si fa anche la produzione? Perché è chiaro che lì siamo in un'altra fase. In più abbiamo detto una cosa molto semplice, però fai fatica a farlo capire. Questa transizione ecologica non è che avverrà dall'oggi al domani. Ed essendo che ad esempio abbiamo citato Termoli, dove si faranno forse le batterie, ma se oggi ci sono 4.000 lavoratori, lì ne rimarranno, se tutto va bene, 1.000-1.500. Dopodiché, tra l'altro, manco quelli che ci sono. Perché? Perché lì non serve più il meccanico, il manutentore, è un'altra tecnologia. Quindi c'è bisogno di formare ulteriori persone che lavoreranno su quel pezzo. Avverrà anche da noi, in parte, non è che qui sarà diverso perché facendo il Ducati noi facciamo solo, diciamo, la carcassa, no. Si modificheranno alcune cose, ma soprattutto in questo territorio, al di là di Stellantis, avranno una mazzata, la dico così brutale, tutte le piccole aziende artigiane, non solo, che lavorano oggi per Stellantis e per gli altri gruppi, perché delle due l'uno, o decidono di andarsene dove si farà la produzione, perché i costi di trasporto, poi veniamo all'infrastruttura, cioè, e di gestione, di produzione sono alti, perché devi affrontare ovviamente non 20 chilometri, ma migliaia di chilometri per trasportare il tuo prodotto, oppure se sei capace ti riconverti, altrimenti devi chiudere, devi comunque decidere di fare altro. Allora il tema è, intorno a questo che, come vi ho detto, solo il polo conta 20.000 addetti, non è propriamente una sciocchezza per un territorio come questo, solo nella provincia di Chieti, è evidente che uno dei temi principali che anche la politica regionale, tante volte abbiamo chiesto a Marsiglia, Presidente, guardate, quando nella conferenza Stato-Regione si pongono, perché c'è un luogo dove le regioni possono parlare, ma volete cominciare a fare un po' con le altre regioni del sud, sintesi, e dire a questo governo
ma ci date almeno uno strumento, perché questa gestione non avverrà in dolore. Allora uno strumento straordinario che intervenga per questo sistema di trasmigrazione tra l'endotermico e l'elettrico, lo vogliamo gestire a determinati, ne parlate o no? Perché se no, vabbè, oggi va bene, fra 3 anni diciamo che va bene, però quei numeri che diceva anche Ernesto, una volta lo dico Ernesto, una volta Graziani, diciamo che per nome e per cognome, sono impietosi, perché sono diminuiti giustamente gli addetti già alla Sevel, ma se pensiamo che 4 anni fa, non 300 anni fa, l'indotto automotive che oggi conta 25 era a oltre 30.000 in questa regione, noi abbiamo perso più di 5.000 posti di lavoro già solo sull'automotive. Poi se ci agganciamo a questo tutto quello che ruota intorno, anche in termini di economia, perché è chiaro che in un territorio si sviluppa se c'è il lavoro, se c'è un po' di ricchezza. E soprattutto ci agganciamo il pezzo della fuga dei giovani, perché gli 8.000 cittadini che vanno via da questa provincia non sono gli ultraottantenni, ma se ne vanno le forze, le braccia, le menti giovani, che ovviamente faranno fatica a ritornare qui. Quindi se non c'è proprio anche a livello regionale qualcuno che comincia a dire, ma se non c'è il lavoro, se non siamo in grado di costruire e mantenere quello che c'è, ma come possiamo ipotizzare che i giovani siano dei kamikaze e che rimangano qui, soprattutto casomai anche nelle aree interne, in questi piccoli comuni, a fare che? A fare cosa? E ve lo posso dire, perché quando andiamo anche in questi piccoli comuni, io mi sono ritrovato di fronte a una situazione che non mi sarei mai aspettato. Un insegnante che ha preso servizio qui e che mi dice, sì, ma io non punto a rimanere qua, ovviamente di una zona qui interna, di un paese vicino. E gli chiedevo perché, e dice perché sono ancora giovane, se devo mettere su famiglia, un ragionamento logico, non ho gli asili nido, poi i mezzi di trasporto sono inesistenti, oggettivamente la sanità è quella che è, ma mi dici perché io dovrei mettere, mo ci vuole, al mondo un'altra persona in un contesto dove sostanzialmente stiamo andando allo sbaraglio? Perché tra scuola, sanità, infrastrutture, questi sono i temi che noi qualsiasi volta, dovunque andiamo, si sente ovviamente una grande necessità. Sulle infrastrutture, noi pensiamo di attrarre imprese con quelle che è la viabilità ordinaria che abbiamo, o con questi porti che giustamente in base a quello che era l'accordo ZES si era cominciato a ipotizzare come strutturarlo, adesso, tornando tutto in capo a Roma, decideranno come, in che modo, fermo restando gli importi. Tra l'altro prima erano riconosciuti alcuni comuni, adesso è tutta la regione zona ZES. Quindi oggettivamente tu metti alla stessa condizione un comune disagiato, che avrebbe bisogno probabilmente di un investimento, con un comune che è già tutto, che ovviamente potrà fare anche ulteriori passi in avanti. Quindi c'è proprio un'idea sbagliata, e sul lavoro ci si gioca il futuro. Sul lavoro ovviamente anche di qualità, perché veniamo al tema che citava prima insomma Ernesto, che è quello anche della salute e sicurezza. Guardate l'altro giorno, al di là dei 5 morti che ci sono stati a Firenze, ma noi, questo è un paese dove oggettivamente ne muoiono 3 al giorno, 3 al giorno. L'Abruzzo l'anno scorso è stata la maglia, la si definisce fascia rossa, ma io la definisco la fascia nera, perché 63 morti non l'abbiamo mai toccata. E non solo i morti, perché poi si dice, vabbè, ma può capitare, sì. Però se andiamo poi a scavare il perché avvengono spesso e volentieri, troviamo lavoratori precari. Allora anche quando si fa una battaglia a livello nazionale bisogna ridurre i contratti precari, ridurre il lavoro a chiamata, queste forme di flessibilità spinta, perché uno, a quei giovani non gli dai futuro, due, non gli dai manco la pensione perché non l'avranno mai, tre, li mette nelle condizioni di essere soggetti oggi e domani a quello che gli passa il convento, come si usa dire. Ciò significa che se io oggi vado a lavorare in quell'azienda che pensa già che da oggi devo essere produttivo, ma per davvero ci prendiamo in giro se, come dice la legge, il decreto 81, io devo formare il lavoratore, gli devo fare il corso di formazione? No, quell'impresa ti dice, senti, questo è come quello che devi fare, produci, punto. Quindi il rischio in quel caso non è un rischio, diciamo, che può succedere, no, no, è un rischio calcolato, perché lo si sa che in quel momento si sta mettendo in condizione un lavoratore di svolgere un'attività, però con qualche rischio calcolato. Questo vale ovviamente anche quando si parla, sempre su salute e sicurezza, delle malattie professionali. Molti non ne parlano, vi do un dato in Abruzzo, ci sono stati 14.000 infortuni, oltre a quelli mortali, 14.000 infortuni.
Tra questi ci sono quelli invalidanti, quelli che una volta che purtroppo se perdi una gamba, se hai un arto, se hai una qualsiasi altra disgrazia, la vista, l'udito eccetera, non lo recuperi. E quindi, ma ci sono le 4.000, quasi 5.000 malattie professionali. Le malattie professionali sono quelle dove probabilmente uno non nell'immediato si rende conto, ma che ti portano anche alla morte, perché se hai una neoplasia, se hai delle patologie gravi che a causa del lavoro hai contratto, purtroppo anche quello. E allora, se si vuole fare sul serio, come stiamo dicendo, un po' di tempo, innanzitutto servirebbe uno, ridurre, come dicevamo, il precariato, quindi ridurre la forma. Siamo ritornati ai voucher, guardate, i voucher. Quindi è ovvio che si sta andando veramente a dire, vabbè, con quello proviamo a fare qualcosa. Ecco perché è importante il ruolo di chi va in regione e di chi è a livello nazionale al governo. E l'altra questione è legata agli ispettori. Noi abbiamo, oggi è venuto fuori un dato che è spaventoso. Abbiamo un ispettore del lavoro ogni 40.000 aziende in Italia. La media italiana e europea è di uno ogni 10.000. Quindi capite bene che se un'impresa, secondo la stessa statistica, sa di essere ogni 14 anni potenzialmente oggetto di ispezione, è evidente che se deve oggi risparmiare con gli appalti al massimo ribasso o con i subappalti, questo governo ha modificato la norma, come sapete, e quindi subappalto all'infinito, dov'è che si può fare il profitto? Perché se io ogni volta devo dare un subappalto, qualcuno ci deve guadagnare, non è che lo facciamo per lo Spirito Santo. Dove si va a tagliare? O sui materiali o su quello che può essere un costo come quello della sicurezza, che viene visto come un costo, non come un'opportunità. Allora, quando parliamo di lavoro, di quello vero, ecco perché bisogna fare battaglie non solo di principi, e quando poi ovviamente se si riesce anche a governare bisogna poi applicare ciò che si dice, noi dobbiamo fare una vera e propria cambiamento di indicazione, di indirizzo sul tema lavoro. Questa è una realtà che se noi non cominciamo ad avere risposte dal governo nazionale, da quello regionale, da qui a 10 anni avremo seri problemi. Sapete perché la Honda, per detto degli amministratori della Honda, oggi ha più produzione? Perché i paralleli delle loro imprese in Europa stanno riducendo la produzione perché stanno riconvertendo gli impianti e quindi quella produzione è venuta giù. Ma è venuta la produzione tradizionale giù. Non l'innovazione, non gli investimenti per la nuova produzione. Quindi man mano che lì ricominceranno a crescere, riscenderà di nuovo nella nostra realtà la produzione. Questo è matematico. Ed essendo che sono multinazionali, guardate, non sono piccole imprese, per questo bisogna anche a volte salvaguardare l'impresa locale. La multinazionale non è una questione che abbiamo il mare bello, la montagna stupenda, che l'aria è buona. No, se riesco a fare profitti, bene. Se no, io chiudo e vado altrove. Questo è il discorso. Allora, sul lavoro noi ci giochiamo un futuro importante, così come sulla sanità, lo dicevo, non solo le liste d'attesa, ma guardate, noi abbiamo un'indecenza, poi il nuovo post grida vendetta, cioè esce ovviamente sotto elezioni, e che cosa dice tra le altre cose stupende? Che laddove noi non, innanzitutto non decide qual è l'EA di secondo livello, cioè tanto per capirci, per non inimicarsi tra chi è di pescare nessuno, dice vabbè, questo la rinviamo un po' più in là. Quindi non decidiamo qual è l'EA di secondo livello, d'accordo con il governo chiedono più tempo, ma su tutto il resto arriviamo addirittura a dire, pur di far capire che forse ci stiamo impegnando sulla sanità, che laddove è difficile nei piccoli comuni, nelle comunità più interne, abbiamo il camper della salute. Cioè si va lì con il camper, dopodiché la cosa che mi verrebbe da dire, bene, ma se non abbiamo i medici e gli infermieri dentro le strutture, quelle ordinarie, pensiamo di mettere sui camper chi? Primo. Due, pensiamo di affrontare il tema della sanità con il camper una volta a settimana, quindi sono temi che chiaramente richiedono impegni e una impostazione completamente diversa del diritto alla salute. Così come sui PNRR, PNRR, grandi proclami, apriamo gli ospedali, sicuramente li possiamo fare, ma dentro chi ci lavora? Quali sono le specializzazioni che noi portiamo qui? Medici, infermieri e tutti coloro che... dove stanno? Perché le belle mura servono, ma all'interno ci serve la sanità. Questo vale anche per le case di comunità, vale anche per quelle che sono le case della salute, di cui spesso si parla. Se noi addirittura abbiamo in questa provincia, un dato anche questo fresco fresco, ogni 5 medici di base che vanno in pensione, 3 vengono sostituiti. Cominciano a mancare i medici di famiglia, perché non ce ne sono più, comunque non è più conveniente.
Ma come pensiamo che un cittadino di un'area interna che non ha la strada, non ha una viabilità decente, non ha manco i collegamenti perché l'altro problema è i trasporti, gli diamo il diritto alla salute? Dove? Allora ecco perché quel modello così com'è va bene per la campagna elettorale che si sta a fare, nel senso che, ma non è oggettivamente quello che spetta e serve ai cittadini di Chieti, dell'Aquila, di Pescara, insomma della regione Abruzzo. C'è bisogno quindi di rimetterci mano, queste sono tematiche, anche perché le risorse, guardate, si trovano, quando si vogliono trovare si trovano, è una questione di capire se si vuole o meno fare sul serio. E vengo ovviamente un altro, per essere veloce e andare verso la chiusura, un altro tema è quello della povertà, ne parliamo poco, ma è sempre di più. Ormai in Italia siamo arrivati a 6 milioni di poveri assoluti, a cui emettere i poveri relativi. Non stiamo parlando di qualche decina di migliaia. E al di là adesso dei provvedimenti sul reddito o non reddito, non entro nemmeno. Ma c'è o non c'è una necessità di dare un riscontro a chi non ha lavoro, non ce la fa, sta in mezzo a una strada? Punto, non a chi non vuole lavorare, tanto per capirci, cioè, ma se non ha lavoro e ha difficoltà, che facciamo? Facciamo finta che non esiste il tema? Questa è un'altra di quelle questioni come il salario minimo. Continuiamo a dire, eh sì, ma anche i sindacati confederali hanno firmato i contratti sotto i 9 euro. Vero, vero. Ma sapete perché? Perché in questo paese, tra l'altro, poi in realtà sono veramente pochi, e tra l'altro adesso in questo rinnovo fortuna li stiamo portando avanti, ma c'è un problema, che è la rappresentanza. Non si è mai voluto fare una legge sulla rappresentanza. Compaiono sindacati, la sera per la mattina, che semplicemente perché si iscrivono a CNEL e hanno qualche contratto firmato a quella, chiedono la rappresentanza. E hanno diritto a sottoscrivere i contratti che ovviamente, abbassando quelli che sono i diritti, riescono a far veicolare nel paese. Allora anche qui è semplice, mettere una bella legge da un lato sulla rappresentanza e dall'altro però stabilire che sotto un minimo, per una questione di dignità, come dice la Costituzione, lo dice la Costituzione, sotto quella soglia non possiamo andare, perché non è lavoro, è sfruttamento. Altrimenti non si capisce perché nella fascia di poveri relativi sono finiti anche coloro che lavorano. Perché oggi se lavoro sei povero, spesso e volentieri. C'è qualche problema o no? O non ce lo poniamo? Quindi chi è nelle istituzioni, chi si propone, chi deve lavorare per il bene collettivo, se non si pone queste domande, di che cosa si deve occupare? Se non ripartiamo dal lavoro, dal fatto che dobbiamo far crescere questo paese in termini anche economici, da che dobbiamo partire? Dai condoni, dall'evasione, da dove dobbiamo ripartire? Perché poi bisogna anche scegliere qual è il modello di sviluppo di un paese. Liberi tutti, flat tax, cioè tutte belle cose, ma chi li paga? Come viene gestito? E in ultimo voglio però dire, perché una battaglia sicuramente sarà l'autonomia differenziata, io ho sentito da questa regione delle parole di elogio, probabilmente non si sono resi conto di che cosa stiamo parlando. Nelle 23 materie possibili che vengono derogate dallo Stato, tutti in capo, quindi le regioni possono chiedere, non c'è solo la sanità, non c'è solo la questione di trasporto, c'è anche il pezzo del lavoro, c'è anche il pezzo ad esempio della cassa integrazione. Dopodiché bisognerebbe dire che tre regioni in questo paese, tre, Lombardia, Veneto, Emilia e Romagna, producono oltre il 60% del PIL nazionale, questo è. E che l'extra, diciamo, gettito, tra virgolette, il famoso residuo fiscale, in questo caso positivo, circa 80 miliardi, sono quelli che finiscono a livello di Stato, che poi vengono ripartiti per le altre regioni che non ce la fanno. Se salta questo sistema, ad oggi, non a ieri, e con la situazione di sanità che conosciamo, di scuole che conosciamo, la regione Abruzzo ha bisogno ogni anno di 2 miliardi e mezzo che lo Stato ci rimette per mantenere quello che abbiamo. Figuriamoci domani. Se noi 2 miliardi e mezzo si abbasseranno, ma al di là dell'EP e di tutta l'altra discussione, ma in più dovresti garantire quei servizi con la tassazione locale. E quale tassazione? Se il lavoro ovviamente viene meno, chi tassiamo ulteriormente i pensionati? Chi dobbiamo tassare? Allora ecco perché nel momento in cui tu crei addirittura lavoratori di serie A e di serie B, le famose gabbie salariali, se lavori a Milano hai una paga, facendo quel mestiere, lo stesso mestiere se lavori in Abruzzo e a Pescara e a Chieti hai un'altra paga. Ma questo è il modello di paese? E il paradosso dei paradossi qual è? Che da un lato si dice lo Stato, la patria, dobbiamo essere tutti uniti, Roma deve decidere, deve ritornare a essere, diciamo, quello che gestisce lo sviluppo di questo paese, e quindi la ZES viene accentrata, i fondi di coesione vengono accentrati, e poi però sull'autonomia decentriamo.
E questo perché? Perché in ballo poi c'è l'altro tema, il presidenzialismo, quindi per organizzazioni interne rimettiamo in discussione il sistema paese. Guardate che è molto pericoloso. Chiudo sul fatto che oggi sono venuto ben volentieri qui, perché è evidente, guardate, che se si continua ad andare avanti su questa falsa riga, noi non andiamo lontano. Lo stiamo provando a dire in tutti i modi. Per la verità, tra l'altro abbiamo organizzato anche un incontro con i candidati per evitare di dire poi domani, vabbè, ma voi lo dite sempre, no, no, confrontiamoci prima. Chiaramente non ti rispondono, una parte politica non gli interessa, perché giustamente hanno basato la loro, diciamo, anche esperienza di vita, anche futura, ma se qui tu non avrai un piano di sviluppo regionale, cioè qualcuno che ha uno straccio di idee di come questa regione, in virtù delle proprie specificità, possa riprendere un cammino, è finita. È finita, perché non è solo una questione nazionale, guardate, il governo che fa, no, molte decisioni, già oggi, se penso alla sanità, già oggi c'è un pezzo nazionale, ma c'è un pezzo regionale. Sulla scuola, qui stanno chiudendo gli istituti, stanno accorpando, che diciamo noi, va tutto bene? Non può essere solo il calcolo per chiudere o aprire un istituto scolastico piuttosto che un ospedale, i numeri, perché se noi diciamo che sotto 900 alunni non possiamo avere più l'istituto, e era prima 600 e continuiamo di questo passo, tra poco in Abruzzo non rimarranno più, diciamo, scuole adeguate e sufficienti per garantire il diritto all'istruzione di tutti i cittadini, a prescindere da dove ti trovi in quel momento e che tipo di famiglia hai alle spalle. Chiaro? Quindi c'è proprio una questione di fondo che va rimessa in discussione, ed ecco perché sbagliare candidati sarebbe ovviamente una sciagura. Fare in modo che ci siano le persone competenti, forse la partita la possiamo ancora giocare qui, e a livello nazionale speriamo che cominciamo a dare quei colpi che servono affinché questo governo capisca senza infingimenti che così non può andare bene, perché al di là, lo diceva benissimo in introduzione, stiamo meglio o peggio di qualche anno fa, e al di là del momento, dell'euferia che comunque c'è sempre quando c'è elezione, ma ad oggi, dopo un anno e mezzo, che sta succedendo in questo paese? Questo è il punto di domanda. Però per ripartire ci serve l'idea, ci servono le persone giuste. Le idee camminano sulle gambe degli uomini, non con le chiacchiere. Quindi dobbiamo cominciare a reinvestire anche sulle persone che hanno ovviamente una coerenza rispetto al futuro. Quindi questo mi sentivo di dire, di rappresentarvi, perché spesso sembra che va tutto bene. No, i problemi ci sono e sono tanti. Poi si possono affrontare e si devono affrontare, ma con questo spirito costruttivo. Prima di dare la parola al senatore Misiani, volevo aggiungere un dettaglio che mi è sfuggito, che qui, oltre a correre rischi della chiusura o della riduzione dell'occupazione in questa valle, noi in realtà corriamo rischi ben più seri e concreti, corriamo il rischio che fisicamente vengano meno queste aziende, fisicamente venga meno questo fabbricato, perché dovete sapere questo, che il progetto per estrarre gas sotto il lago di Bomba, che è un bacino artificiale con una finalità produttiva idroelettrica, è costituito da una diga, questo bacino, non in cemento armato, ma in terra, ed è l'unica in Italia. Questo progetto era stato bocciato dopo 14 anni di ricorsi giudiziari e quant'altro, e di battaglie della popolazione, sotto mentite spoglie. Il richiedente, che ha costituito una nuova società, ma c'è sempre lui dietro, ha riproposto in modo molto più subdolo quella istanza al Ministero delle Attività Produttive, e quell'istanza non sta avendo alcun contrasto da parte di questa regione, e quel progetto è stato bocciato perché si è dimostrato ed è provato il fatto che estrarre gas al di sotto di quel bacino artificiale avrebbe comportato un abbassamento di tutta l'area, fenomeno che si chiama di subsidenza. E voi pensate ai rischi connessi ad una situazione di questo tipo quando lì è presente una diga di terra. Pensate che nel Vajont, che
pur c'è stata una situazione simile, ma non c'è stato il crollo della diga, c'è stata una frana che si è riversata all'interno di questo lago, che ha provocato un'onda che ha tracimato, ha superato la diga, travolgendo tutto quello che c'era a valle. Quest'onda distruttiva era costituita da 3 milioni di metri cubi d'acqua. Il bacino artificiale del Sangro, del lago di Bomba, credo che siano oltre 8-10 milioni di metri cubi d'acqua. Immaginate che cosa potrebbe accadere se crollasse quella diga. Oggi questa è una delle emergenze vere a cui siamo sottoposti, e sta accadendo tutto questo in un silenzio assordante della regione. Non possiamo lasciare unicamente l'associazione di Bomba a combattere questa battaglia, perché le conseguenze riguardano un intero territorio che va oltre i confini del comune di Bomba. Questo ve lo dovevo dire. Grazie. Do la parola al senatore Antonio Misiani, già viceministro e attuale responsabile delle attività economiche del PD. Grazie. Grazie, buonasera, grazie ad Ernesto Graziani, grazie a Franco Spina per la possibilità di tornare in Val di Sangro. Io c'ero stato il 27 luglio del 2021 in una situazione diversa. Torno in questa regione, in questo territorio, perché ci sono naturalmente le elezioni regionali. Il 10 di marzo si vota per scegliere chi guiderà questa regione e chi andrà in consiglio regionale a difendere le istanze del territorio. E sono due proposte molto diverse: quella di una destra che ha governato male, che ha condannato questa regione al declino. Ernesto ha citato numeri alla mano quello che è accaduto in questi 5 anni, e invece la coalizione progressista, riformista, guidata da D'Amico, e all'interno della quale il Partito Democratico vuole essere il motore, la spinta per cambiare verso a questa regione. Ci sono le elezioni e viviamo una situazione complicata dal punto di vista economico e sociale a livello nazionale, ma anche in questo territorio. E quindi io sono qui oggi innanzitutto per dire che il Partito Democratico è al fianco dei lavoratori, delle lavoratrici, delle imprese di questo territorio, in una fase in cui l'economia si è fermata, perché questo è il primo dato con cui dobbiamo fare i conti. La Meloni, i suoi ministri, i suoi presidenti di regione, per mesi e mesi ci hanno raccontato che tutto andava bene e che anzi l'Italia faceva meglio degli altri paesi europei. Le previsioni della Commissione europea, rese note pochi giorni fa, ci dicono una realtà ben diversa. Ci dicono che nel 2023 l'Italia è cresciuta dello 0,7% e che nel 2024 sarà tra gli ultimi paesi in Europa per crescita. E l'Italia avrà una crescita, se così la possiamo chiamare, poco più della metà di quello che il governo ha ottimisticamente previsto nella legge di bilancio del 2024. Un'economia che si è fermata e crisi industriali che si vanno purtroppo aggravando. Il 2 di febbraio io sono stato a Taranto. Guardate, la vicenda Ilva è molto connessa con il futuro dell'automotive. Se noi perdiamo quel polo siderurgico, e mai come oggi siamo purtroppo vicini alla chiusura di quell'impianto, ne soffrirà il resto dell'industria manifatturiera italiana, ed è per questo che noi diciamo che quell'impianto va difeso e va rapidamente avviato ad un percorso di decarbonizzazione, trovando nuovi partner industriali. Sono stato il 10 febbraio a Pomigliano d'Arco, dove c'è un altro grande stabilimento, Stellantis, e oggi sono qui perché noi dobbiamo ragionare tutti insieme su come difendere questi insediamenti produttivi, in particolare nelle regioni del centro-sud, e come garantire una prospettiva ad un settore che è molto importante per il nostro paese. Ecco, il governo nazionale, questo governo regionale, in questi mesi, in questi anni, nel caso dell'Abruzzo, in questi ormai 16 mesi di governo a livello nazionale, non hanno saputo costruire le risposte che erano necessarie. Anzi, in molti casi hanno adottato delle scelte assolutamente sbagliate.
È una scelta sbagliata quella di avere smantellato le zone economiche speciali, le 8 ZES del sud, per accentrare tutto a Roma. Guardate, la situazione in realtà è di totale paralisi, perché non c'è più di fatto la ZES abruzzese. Il commissario ha cessato le sue funzioni, ma non c'è ancora una struttura a livello nazionale e stiamo perdendo tempo prezioso con uno strumento invece che aveva l'obiettivo di accelerare il processo autorizzatorio e di aiutare le piccole e medie imprese a insediarsi in questi territori. È sbagliata la scelta di accentrare i fondi FSC, fondi sviluppo e coesione, che sono fondi che devono andare ai territori, invece il ministro Fitto gestisce come se fossero una proprietà privata, sua e del governo. Ed è profondamente sbagliata la scelta dell'autonomia differenziata. Guardate, io sono lombardo. Da noi, nella mia regione, nel mio territorio, la Lega racconta l'autonomia differenziata con parole semplici. Ci terremo i nostri soldi e il resto del paese si arrangia. Ed è una vergogna che i presidenti di regione di destra di queste regioni che saranno colpite da quel progetto non dicano niente, non solo non dicano niente, ma addirittura applaudano al progetto, che è un progetto contro le regioni del centro-sud, contro, perché quello che raccontano a noi è il senso vero di quel progetto. Le regioni più ricche si tengono i loro soldi, si indebolisce la solidarietà nazionale e si abbandona al proprio destino questa parte del paese. E allora noi dobbiamo, la posta in gioco di queste elezioni regionali in Abruzzo, come quelle della Sardegna, come gli appuntamenti che ci saranno nei prossimi mesi, è anche questo. Iniziare a dare il segnale alla destra che le cose non vanno, che ci hanno raccontato balle in questi mesi e che il paese sta andando in una direzione sbagliata. E allora se il 10 di marzo vincerà D'Amico e Marsilio perderà, arriverà un segnale forte ai cittadini e alle cittadine di questo territorio, ma sarà un segnale di valenza nazionale. Guardate, è anche questa la posta in gioco delle prossime elezioni. E il tema del futuro dell'automotive è un punto assolutamente cruciale per le elezioni in Abruzzo, ma che è un tema di valenza nazionale. Guardate, Stellantis è un gigante, è ormai un'azienda globale, ha ragione Franco Spina. Da tempo non è più un'azienda italiana, è un gruppo che fa 190 miliardi di fatturato, una cosa gigantesca, fatto 18 miliardi e 6 di utili, ha stabilimenti in 24 paesi del mondo e l'Italia è la periferia dell'impero. Sì, produciamo qualcosa di più della Francia, per l'amor di Dio, ma in un'azienda che ha consegnato l'anno scorso 6 milioni e 900 mila veicoli, rappresentiamo poco più del 10% con le 752 mila veicoli prodotti nel 2023 da Stellantis nel nostro paese. Stellantis è in Italia è una periferia dell'impero, ma è comunque un pezzo importante del nostro sistema produttivo. Il comparto automotive, tutto quello che ruota attorno all'industria dell'automotive, è un altro punto però molto vivo e molto importante del sistema produttivo del nostro paese. In Abruzzo la produzione di veicoli diretta e la componentistica hanno un ruolo ancora più importante di quello a livello nazionale. I numeri li citava Franco Spina: 20.000 addetti in questa provincia, 25.000 in tutta la regione, 8 miliardi di fatturato, il 48% dell'export in questa regione è legato a tutto quello che ruota attorno allo stabilimento ex Sevel di Atessa e al fiorire di piccole e medie imprese dell'automotive che hanno fatto la forza di questo territorio. Forse pochi lo sanno, ma quando sono venuto nel 2021 ho visitato una di queste piccole e medie imprese che produce il parabrezza della Tesla, qualcosa di tecnologicamente avanzatissimo che viene fatto in questo territorio. E allora noi dobbiamo stare al fianco di queste imprese e di questi lavoratori, ma dobbiamo anche essere consapevoli dei rischi che si corrono e della necessità di fare adesso le scelte che servono per difendere l'automotive in Abruzzo e nel nostro paese. E allora le dichiarazioni dell'amministratore delegato Tavares, quelle del 1 febbraio, quando ha fatto la famosa intervista a Bloomberg in cui diceva che Mirafiori e Pomigliano erano a rischio, che se il governo non varava gli incentivi l'azienda si sarebbe ritirata dal nostro paese, sono un ricatto inaccettabile.
un ricatto inaccettabile nei confronti del nostro Paese. Pochi giorni fa, il 16 febbraio, presentando i numeri del bilancio 2023 di Stellantis, Tavares ha fatto una retromarcia dicendo no, servono tutti gli stabilimenti del nostro Paese, indicheremo i nuovi modelli che arriveranno in futuro, bene gli incentivi varati del governo, ma è chiaro che noi, al di là di queste parole, dobbiamo tenere alta la vigilanza, la guardia, incalzare il governo e l'azienda perché si assumano fino in fondo le proprie responsabilità. Ecco, la destra non sta però costruendo le risposte che servono e non sta costruendo le risposte che servono in una fase che è una fase di enorme trasformazione del settore dell'automotive. Io sono venuto 2 anni e mezzo fa, guardate, è cambiato il mondo da allora. L'Europa ha deciso che dal 2035 cesserà la vendita di veicoli a motore endotermico, vuol dire la fine della benzina e del diesel. L'Europa ha deciso un ambiziosissimo processo di decarbonizzazione che dovrà portarci a ridurre del 55% le emissioni nel 2030 e l'azzeramento nel 2050. È in atto una rivoluzione tecnologica che porterà tra qualche anno la guida autonoma ad essere la normalità. È in atto un processo di consolidamento nell'industria automobilistica mondiale. Pensate anche solo che cosa è diventata Stellantis. Prima c'era la Fiat da una parte, la Chrysler, Peugeot, poi a forza di percorsi di aggregazione siamo arrivati al terzo o quarto gruppo automobilistico a livello mondiale, ma il processo di concentrazione riguarda altri produttori. Sono cambiati nel frattempo i rapporti di forza. La Cina 20 anni fa produceva 4 milioni e 400 mila veicoli. L'anno scorso ne ha fatti 28 milioni e 400 mila. L'Italia, che era uno dei principali produttori in Europa, adesso è scesa all'ottavo posto e al 19° a livello mondiale. E allora, perché siamo arrivati in questa situazione? Sarebbe troppo lungo da affrontare, ci sono stati errori da parte del management della ex Fiat, anche errori da parte dei governi che si sono succeduti. Ha commesso errori e ritardi però anche il governo Meloni. Il governo Meloni ha ereditato dal governo Draghi 6 miliardi di euro a disposizione per sostenere il settore dell'automotive in questo paese. Hanno passato 9 mesi a decidere che tipo di incentivi erano necessari in questo paese. Ecco, Tavares ha usato delle parole ricattatorie, però non ha tutti i torti quando dice: gli altri paesi hanno deciso molto prima di quanto ha fatto il governo italiano nel mettere in campo incentivi che sono indispensabili, perché oggi un'auto elettrica costa il 40-50% in più di un'auto benzina diesel. O c'è un sussidio governativo finché la tecnologia evolve, oppure nessuno comprerà auto elettriche nel nostro paese. Quindi i sussidi sono necessari, vanno calibrati naturalmente, aiutando il più possibile quanto viene prodotto in questo paese compatibilmente con le regole europee, cercando di aiutare le famiglie a reddito medio-basso, ma una serie di incentivi alla domanda sono necessari. Il governo ha perso 9 mesi per quanto riguarda gli incentivi alla domanda. Per quanto riguarda gli incentivi all'offerta, peggio mi sento, perché siamo a carissimo amico. Il governo Meloni non ha la più pallida idea di come fare per sostenere la riconversione delle imprese e la riqualificazione dei lavoratori dell'automotive. Guardate, questo è un punto centrale, perché è vero che l'automotive è molto forte, la componentistica, tutti i numeri che vi ho ricordato, ma questo settore automotive ha 2 punti di debolezza. Il primo è che dipende ancora moltissimo da Stellantis. Un terzo delle aziende dell'automotive fanno più del 50% del fatturato con Stellantis. Se Stellantis va via, sono morte, o va via o se cambia fornitori, perché Tavares sta facendo anche questo. Il 40% di queste aziende dell'automotive sta sull'endotermico, cioè sono aziende che producono marmitte piuttosto che pezzi di motori benzina e diesel, che dal 2035 non si venderanno più, anzi, dal 2035 per come dicono le scelte europee, ma molti costruttori già prima usciranno. Per esempio Stellantis ha deciso che dal 2030 non venderà più auto con motori benzina e diesel.
E questi due punti di debolezza vanno affrontati aiutando, sostenendo queste imprese nel percorso di riconversione. Finora il governo Meloni non ha deciso assolutamente nulla. Hanno fatto riunioni con decine di soggetti, il mitico tavolo automotive del ministro Urso, chiacchiere, qualche promessa, ma nessun fatto concreto. E noi stiamo perdendo tempo prezioso, perché ha ragione Franco Spina, il 2030 e 2035 è domani. Noi dobbiamo prendere adesso le decisioni che servono, perché le aziende adesso decidono dove investire e dove mettere miliardi di euro, se metterli in Italia piuttosto che in qualcuno degli altri 23 paesi in cui Stellantis produce, se investire, come ormai tutti hanno deciso, sull'elettrico come via maestra per la motorizzazione del futuro, piuttosto che rimanere nell'endotermico, cosa che diventerà un settore sempre più residuale. E allora noi dobbiamo incalzare il governo a fare le scelte che servono. Quali? E quali sono le proposte che il Partito Democratico sta sostenendo in Parlamento, nelle iniziative che stiamo facendo sul territorio, nel confronto con le organizzazioni sindacali? Allora, il primo punto è che l'azienda deve sedersi attorno ad un tavolo con il governo e con le organizzazioni sindacali e discutere insieme a noi le scelte da fare per il futuro. Serve un confronto sul piano industriale di Stellantis, perché se non mette le carte in tavola l'azienda e non ci dice che cosa sarà Pomigliano dopo la Panda, che cosa sarà di questa azienda in Val di Sangro in rapporto allo stabilimento che stanno realizzando, che hanno realizzato in Polonia, che, come ricordava Ernesto, ha l'impianto di verniciatura più moderno del continente. Quali modelli assegneranno a Mirafiori piuttosto che a Melfi? Devono fare chiarezza e mettere le carte in tavola. E il governo, a sua volta, deve mettere in campo un vero e proprio piano strategico di rilancio dell'automotive, che oggi non c'è e che va costruito. E un piano strategico per l'automotive vuol dire naturalmente lavorare perché Stellantis rimanga e anzi mantenga l'impegno che Tavares ha ribadito pochi giorni fa di arrivare ad 1 milione di veicoli prodotti nel nostro paese, che vuol dire aumentare di un terzo la produzione rispetto ai 752.000 veicoli prodotti nel 2023. Lavorare perché Stellantis rimanga in Italia, non escludendo il ricorso a tutti gli strumenti a nostra disposizione. La partecipazione dello Stato in Stellantis non deve essere un tabù, non deve essere escluso dal novero degli strumenti possibili. È difficile, sì, certo che è difficile. Costa soldi, bisogna avere parere favorevole degli altri azionisti. Io, quando ero vice ministro dell'economia, ritenevo che già nel 2020 era necessario, quando noi gli demmo un prestito di 6 miliardi e 400 milioni di euro che permise all'allora FCA di sopravvivere. All'epoca non fu fatto perché la famiglia Elkan era assolutamente contraria, ma questo tema non può essere espunto dal novero degli strumenti da mettere in campo. E noi dobbiamo chiedere all'azienda, lo ripeto, di definire le missioni industriali, le piattaforme e i modelli da assegnare a tutti gli stabilimenti italiani, se vogliamo difendere la produzione e l'occupazione. E poi, in un piano di rilancio del settore automotive, noi dobbiamo utilizzare i soldi che il governo Meloni ha ereditato dal governo Draghi. Gli incentivi costano 1 miliardo di euro, rimangono 5 miliardi di euro. Questi 5 miliardi di euro, secondo noi, vanno innanzitutto utilizzati per supportare l'offerta, per supportare la ricerca e sviluppo, per aiutare la riconversione delle imprese, la riqualificazione dei lavoratori dell'automotive e anche a aiutare altri produttori a venire nel nostro paese, perché se noi siamo in queste condizioni difficili è anche perché dall'altra parte abbiamo un soggetto che fa il bello e cattivo tempo nel nostro paese. Però guardate, il mondo sta cambiando e i produttori cinesi stanno arrivando in Europa. BYD ha scelto di andare in Ungheria, però la Cina ha tante aziende che producono veicoli, l'India sta diventando anch'esso un gigante nella produzione dell'automotive. Noi dobbiamo far sì che eventuali altre realtà che decideranno di venire in Europa, che rimane un mercato molto importante, prendano in considerazione anche l'Italia come possibile insediamento
di nuovi stabilimenti diversi da quelli di Stellantis, e quei 5 miliardi di euro io credo che possano essere utili a questo scopo. Ecco, questa è l'agenda che noi vogliamo proporre al governo, alle forze politiche di maggioranza, ai governi regionali, che devono svegliarsi invece di lamentarsi contro l'Europa e poi non fare assolutamente nulla sul territorio, non fare assolutamente nulla per risolvere i nodi strutturali che venivano individuati, la questione infrastrutturale, i servizi, tutto quello che serve per rendere questa regione attrattiva nei confronti di chi vuole fare impresa, al di là delle chiacchiere che Marsilio ha fatto in questi 5 anni. Ecco, noi su questa agenda ci batteremo a livello nazionale e anche a livello regionale. Guardate, si vota il 10 di marzo in Regione Abruzzo, non mancano molti giorni, mancano ormai una ventina di giorni di campagna elettorale, poco meno di 3 settimane. È una fase delicata, è una partita aperta, così come è aperta la partita della Sardegna. Qui in Abruzzo avete saputo costruire una larghissima coalizione progressista, veramente un'operazione politica che a livello nazionale guardiamo come un esempio di quello che devono fare le forze di opposizione, che secondo tutti i sondaggi, se fossero assieme, sopravanzerebbero la coalizione guidata da Giorgia Meloni. Ecco, qui in questa regione, nelle elezioni che si terranno il 10 di marzo, abbiamo un banco di prova molto importante e che ha valenza nazionale. E allora nei prossimi giorni, l'invito che voglio fare a tutti, noi dobbiamo andare casa per casa, nei luoghi di lavoro, nei luoghi dove si ritrovano i nostri concittadini, e a spiegare che il 10 di marzo l'Abruzzo può voltare pagina scegliendo un nuovo presidente e scegliendo anche dei consiglieri regionali che abbiano una solida esperienza amministrativa, che conoscano i problemi del territorio e che in consiglio regionale possano portare quelle istanze e farle valere. Ed è per questo che vi invito il 10 di marzo a votare Partito Democratico, a votare D'Amico presidente e ad aiutare il mio amico Ernesto Graziani, che mi ha invitato oggi, mi ha dato la possibilità di ritornare in Abruzzo, che peraltro è la terra di mia madre, perché mia madre è di Sulmona, e di dare il mio contributo ad una sfida di straordinaria importanza, la sfida che si gioca il 10 di marzo. Grazie. Bene. Sì. Ti trattieni qualche minuto? Qualche minuto mi trattengo. Okay. Che adesso c'è il momento, diciamo, più leggero, quello dell'aperitivo. Che vi abbiamo fatto attendere fin troppo.